tutta la città. Vivere rock and roll, con la musica rock and roll, al silenzio che c'è. Sotto la metropoli, chiusi in un metro, che non parte mai. Niente più spettacoli, non si balla più, da più. Cedere mai. Ve lo ricordate? Non ci sono show, niente più spettacoli, non si balla più, non si canta più, non c'è libertà che non abbia musica. Un bellissimo Scialpi in Rock and Rolling del 1983, 37 anni e riguardandolo nel video, mamma mia, come ti farei se fossi gay? Oh, io di uomini non ne capisco niente, ma era un figo della Madonna. Comunque, tralasciando questo, buonasera e ben ritrovati. È proprio così, non ci sono show, non ci sono più spettacoli, ci hanno sepolti nella metropoli, in un metro che non parte più. Questa è un po' la fotografia attuale nella quale siamo, nella quale rimarremo per un po'. Io non sono un virologo, uno specialista, non ho fatto medicina, ho un altro tipo di laurea tecnica, scientifica, ma che poco ha in comune con biologia, medicina e virologia. Però ho studiato abbastanza matematica, ma non c'è neanche bisogno di aver studiato integrali, derivate, prodotti notevoli, per dover cercare di sentire quello che dice Burioni, quello che dice quell'altro, quello che dice ma pronto, ma come, ma cosa. La pandemia è regolata da dei numeri attuali in Italia che sono approssimati in difetto. Perché sono approssimati in difetto? Perché tanti muoiono senza neanche essere ricoverati, sono anziani, non hanno il tempo di essere intubati e muoiono di coronavirus e non gli fanno il tampone dopo morto. Quindi il numero dei deceduti, che ad oggi supera i 15.000, è in difetto per coronavirus. Il totale dei positivi è in difetto, perché tanti sono portatori sani, perché tanti hanno sintomi così lievi che non vengono tamponati, quindi non vengono messi nelle statistiche. Quindi, partendo dal presupposto, con una minima preparazione matematica, che vi dà la possibilità di interpretare questi numeri, dopo circa poco più di un mese abbiamo quello di Vo quando è morto, fine febbraio mi sembra il primo, no? Quello di 78 anni. Abbiamo ad oggi 15.362 deceduti, quindi fate pure 16.000. Abbiamo un totale di positivi in vita da trattare, cioè che devono guarire, perché non sono né guariti né deceduti, di 88.274, quindi fate bene che in Italia ce ne saranno minimo un 90.000, per un totale di casi che sono sui 125.000, dai, saranno 130. Ora,
Il picco. Allora, nessuno vi ha spiegato che vengono presentate due curve che sono le curve principali con le quali si studia il fenomeno, questo fenomeno di pandemia. Una è una curva che fa vedere la variazione del totale dei positivi giornalieri, ok? Cioè, oggi quanti ne sono in più positivi? Sono stamponati più positivi, ufficializzati, catalogati più di ieri? Ok? Quindi è la variazione totale dei positivi. Oggi ne abbiamo beccati 2000 in più, 4000 in più, 1680, eccetera, eccetera. Quindi è una variabile che è indicativa dell'andamento del contagio, cioè di quanto questa bestia ancora sta contagiando. Ha una diffusione, quindi giornaliera sicura. Per esempio, abbiamo il avevamo un mese fa 5.000 positivi in Italia, dato teorico per difetto. Il giorno dopo sono stati 6.500, se ne sono aggiunti 1.500, poi 2.500, più 3.500. Allora, di questi nuovi positivi tenete in considerazione questo, che in media la mortalità è del 10%. Quindi oggi sono stati 2.886 positivi. Di questi che ho 2.886 positivi, ne muoiono tra i 28 e i 30, perché è un 10 abbondante. Ok? Di questi oggi. Il 19 marzo ne avevamo 4.450 di positivi in più. Quindi 4.450, da quel giorno lì ne moriranno, ne sono già morti alcuni, ne moriranno un 45, eh? 45, 47. Ora, finché questa curva non è a zero, non si è fermato il contagio. Finché questa curva non ha il valore di zero, non si è fermato il contagio. Quando questa curva arriverà a più zero, cioè come a Wuhan un 10-15 giorni fa, una settimana fa, poi adesso stanno riprendendo a essere contagiati, quando questa curva sarà a zero, contestualmente l'andamento nazionale del picco, l'andamento nazionale del numero di casi in Italia, quegli 88.274, sarà arrivato al picco, all'apice, all'acme, cioè avrà raggiunto il massimo dei contagiati da questo coronavirus in questo periodo inverno-primavera. Sarà 150.000, 200.000, non lo so, ok? E comincerà a scendere perché? Perché i contagiati diminuiranno, cioè i totali positivi diminuiranno perché o guariscono o muoiono, però non se ne aggiungono gli altri, perché l'altra curva della variazione giornaliera è allo zero. Quindi, raggiunto l'acme, si abbasserà. Magari lo continuerà un giorno, due. Quando viene confermato lo zero, si abbassa. E questi positivi, arriveranno, è sperabile, a zero. Purtroppo perché muoiono, spero molto di più perché guariscono. Quello è il cosiddetto picco, cioè è finito il contagio, non si propaga più il virus, ok? Quello è il picco dell'andamento nazionale di totale dei positivi, è quello il picco, non è il picco della variazione giornaliera, che quello mi dice di come io sto cercando di contenere questo e questo invece riesce comunque a sgattaiolare via, perché siamo arrivati a un minimo qualche giorno fa,
Il 30 marzo di 1648 mi ha telefonato da Pavia, dalla Lombardia. Si è bloccato, ricominciamo il campionato, ricominciamo tutto. E poi siamo di nuovo, siamo ritornati su oggi. 2886, siamo quasi 3000. Ok. Nel frattempo, quando... Quindi, voi contate che ogni giorno che vi dicono oggi 2008 di più, oggi fate il 10%, quelli sono morti, saranno i morti. Detto questo, con una semplice quindi analisi matematica banale, perché si legge la curva, molto probabilmente, se tanto mi dà tanto, se la statistica non è diventata un'opinione, se la matematica non è diventata poi una scienza interpretativa, questi 2000 nel giro di 20 giorni, a fine aprile, dovrebbero, è sperabile, arrivare a zero. Oggi contagio, nuovo contagio, zero. Sarà fine aprile, saranno i primi di maggio. Quindi il cosiddetto picco, da alcuni pronosticato andamento nazionale picco, da alcuni pronosticato il 18 marzo, poi il 26-27 marzo, poi l'ultimo weekend di marzo, il 29-30 marzo, poi questo weekend, il 3-4 aprile, questo picco dell'acme, dell'andamento nazionale, in cui si fermano i contagiati, quindi il blocco del contagio, quello che ci interessa di più, non si contagia più, l'abbiamo fermato, adesso curiamo quei 100.000-150.000 rimasti, questo picco... Se continuiamo così, con questo andamento, 2000, 2008, 3000, 1500, 2000, 1008, eccetera, quanto gli diamo ancora? Gli diamo, facendo il simmetrico, statisticamente noi dovremmo arrivare dopo il 20 di aprile, io dico. Ma siamo ottimisti. Weekend del 18-19. Acme. Weekend 18-19, zero contagiati, e quindi scendono, la cosiddetta fase di convivenza. Possiamo uscire con le mascherine, non ci sono nuovi contagiati, cerchiamo di non ricontagiarci, tra portatori sani, tra asintomatici, tra quelli che sono guariti e sono usciti dall'ospedale, ok? Partirà la fase 2. Quindi partirà nella seconda metà d'aprile, cerco di essere ottimista, cerco di essere realista, né ottimista, né... nella seconda metà di aprile. Nella seconda parte, nella fase 2, nella seconda metà d'aprile. Attenzione, signori, attenzione. A Hong Kong è ritornato, come lo chiamano, breakdown, shutdown, nome, il coprifuoco. A Wuhan hanno di nuovo dei contagi. E devono uscire come noi, sono tornati quasi a una fase 1 nostra. Quindi, da quel momento lì, sarà ancora più difficile. Che ne pensino la Confindustria? Tutti quei presidenti di regioni che vanno orgogliosi nel dire che non si fermano? Tutti coloro che non vedono l'ora di dire non possiamo perdere così tanti soldi? Non fate come gli ebrei nella seconda guerra mondiale. Gli ebrei si mettevano i diamanti qua, sotto le protesi dentali. Io ho ancora tutti i miei denti naturali, però sotto le protesi dentali, mentre li stavano portando nel campo di sterminio di Auschwitz, di Dachau, di Buchenwald. Pensavano ancora a imboscare i soldi. Avete capito? Quindi, calciofili, imprenditori, industriali, non lo so, manager, carrieristi, la vita è una sola, anche per voi, non guarda in faccia nessuno questa bestia qui, quindi statevene buoni, aspettate, io preferisco un'Italia fallita dopo la seconda guerra mondiale, ma che poi si rialzerà economicamente, che finire in un sacco nero con un nome, un cartellino, una data. Teste di cazzo. Siete come gli ebrei del 43. Siete sul carro bestiame che vi sta portando a Buchenwald
e voi invece di cercare il sistema, di saltarvi giù, buttare giù, nascondete i diamanti sotto la dentiera. Teste di cazzo!